Buonasera da San Siro, un commento a caldo dopo questo 1-1. Penso che la cosa importante sia essere riusciti a rimontare per la prima volta in svantaggio in questa stagione. L'Inter ha dimostrato di avere carattere, però chiaramente nella storia di questa Champions, di questo girone, sono sicuramente due punti persi. Lo dicevamo alla vigilia, come l'Inter dovesse vincere a tutti i costi contro lo Slavia Praga per poi pensare di giocarsi la qualificazione con Barcellona e Borussia Dortmund, non c'è riuscita. Complimenti comunque allo Slavia Praga, che ha fatto una partita rocciosa, lasciando nessuno spazio ai nerazzurri, pressando quasi a uomo a tutto campo, limitando le fonti di gioco dell'Inter e creando più di un pericolo, più di una difficoltà. Quindi sicuramente non bene questa sera. Di positivo però c'è da vedere il bicchiere mezzo pieno per essere riusciti a rimontare e a salvare comunque il risultato e l'imbattibilità stagionale di fronte al pubblico ancora da applausi di San Siro nerazzurro e anche a Jin Dongzhang, il numero uno di Suning, che era in tribuna e purtroppo non ha potuto gustarsi un'altra vittoria, la quarta di questa stagione. Adesso bisogna pensare al derby di sabato per fare un passo avanti e difendere questo primato in solitaria, che sarebbe molto importante dopo queste prime tre giornate, questo esordio in Champions, diciamo un po' deludente, però comunque positivo per il carattere che ha dimostrato la squadra. Pagelle, Handanovic, direi 6 e mezzo, ha salvato in più di un'occasione il risultato e anche sul gol era riuscito a fare un mezzo miracolo, poi da due passi non ha potuto fare nulla. Skriniar 6, bene nel finale, ha guidato un po' l'arrembaggio, però forse ancora non è lo Skriniar dell'anno scorso, un po' in difficoltà soprattutto a trovare giusti movimenti e tempistiche in questa difesa 3. Molto bene per me De Vrij, 6 e mezzo, perché si è preso anche poi le responsabilità di impostare, di fare gioco quando Brozovic era chiuso e non riusciva a creare nulla. Più di una volta ha avanzato palla al piede, ha lanciato, insomma un playmaker arretrato molto importante, anche comunque positiva la sua prestazione in fase difensiva. D'Ambrosio sufficiente, anche se poi nel finale dalla sua parte si è fatto parecchia fatica. Candreva sembrava molto stanco, diamogli un 5 e mezzo, poi è uscito per infortunio, sicuramente ha giocato molto meglio in campionato. Sensi 7, penso che sia stato il migliore in campo insieme a Barella, ha creato gioco, ha impostato lui quando Brozovic era chiuso, si è preso la squadra sulle spalle, poi con quella bellissima punizione che purtroppo si è stampata sulla traversa, però ha propiziato il gol del pareggio. Barella, che poi è entrato nel finale, ha dato la scossa, la partita migliore oltre al gol, è riuscito veramente a dimostrare il suo valore, quindi sicuramente la notizia più positiva per Antonio Conte, quindi 7 anche a Barella. Brozovic 5, anche forse 4 e mezzo, sempre in difficoltà, tanti palloni persi, non è mai riuscito a trovare il lancio, la giocata, ha sofferto tantissimo questa marcatura asfissiante che è stata studiata proprio per limitarlo. 5 anche a Gagliardini, aveva fatto meglio contro l'Udinese, parecchio in difficoltà, aveva iniziato bene, poi ha un po' sofferto lì in mezzo al campo. Asamoah 5 e mezzo, ha rischiato anche l'espulsione, però anche lui, insomma, non è stata forse un po' stanco dopo tutte queste gare ravvicinate, avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato. Lautaro 6, ha avuto le occasioni migliori, non le ha sfruttate, purtroppo per lui anche all'inizio della ripresa quella conclusione quasi a botta sicura, non è riuscito a trovare il suo primo gol in Champions League. 5 a Lukaku, ancora non al meglio, fatica, si vede che non è lui, ha faticato anche sui palloni alti, ha perso diversi duelli anche aerei contro i rocciosi difensori dello Slavia Praga. Insomma, un Lukaku che deve ritrovare la migliore condizione e poi cercare di fare
meglio. Lazzaro 6, ha fatto vedere qualche sgroppata, ha perso forse un po' troppi palloni, però può essere molto importante nel prosieguo della stagione. Positivo che abbia esordito. Conte gli diamo un 6 perché comunque è riuscito a non perdere, però chiaramente ci si aspettava magari qualche guizzo in più o soprattutto magari anche qualche cambio differente oltre a quello di Barella per dare una sferzata anche magari dal punto di vista tattico alla gara. Adesso però ormai è già tutto passato, peccato per essere riusciti a vincere per la quarta volta consecutiva. L'Inter si salva, riesce comunque a portare a casa un pareggio prezioso, sperando che questi 2 punti persi non si rivelino fatali nel prosieguo di questa Champions. Adesso però testa e pensieri solo e soltanto al derby. Condividete il video, mi raccomando, i vostri like, i vostri commenti, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Rimanete sempre sintonizzati. Mi raccomando, da San Siro è tutto.